questo è un campo che le porta particolarmente bene, perché ricordiamo che c'era stato il suo, non dico esordio, perché per la sua prima vittoria qui a Riano, e adesso si è ripetuto ancora con questa vittoria preziosissima. Siamo, ho detto al presidente, se è possibile giocare sempre qua, sia andata che ritorno, giochiamo sempre a Roma, e quindi magari porterà. No, mi fa piacere che innanzitutto un po' più avanti, va bene così? Innanzitutto abbiamo fatto, penso, una partita proprio da squadra, nel senso che siamo stati bravi quando dovevamo soffrire, siamo stati bravi a gestire alcune situazioni, siamo stati bravi quando abbiamo accelerato, e la squadra ne penso che nel secondo tempo sia uscita fuori e abbia legittimato poi dopo il risultato. Di contro avevamo un Roma City, non lo dico io, ma con giocatori di spessore, e la squadra ha fatto bene. Però ci tengo a precisare che noi non dobbiamo cullarci di quello che è stato fatto oggi, perché come dicevo domenica scorsa non eravamo dei fenomeni, non siamo dei fenomeni adesso, il nostro percorso di crescita sta salendo domenica dopo domenica, e anche oggi i cambi che sono entrati penso che abbiano dato la giusta risposta, e questo a me fa piacere, perché avendo una rosa abbastanza ampia, numerosa, oggi il capitano era in tribuna, Spinelli, erano diversi giocatori in tribuna, giocatori che erano in panchina, e chi è entrato ha fatto bene, quindi questo mi dà solo soddisfazione, nel senso che è un gruppo che lavora, che è coeso e che ogni domenica vuole dare il massimo. Quanto le vicende extra campo hanno inciso nel primo tempo nell'approccio alla partita, e se poi... In che senso? Anche quello che è successo in settimana, delle vicende fuori dal campo del presidente, quello che è successo all'inizio di questa mattina, sempre lo si è riportati un po' durante la settimana, forse... No, io non so a cosa ti riferisci, del presidente o... Assolutamente. No, parlavo di quelle dell'uscita di ma io personalmente, io e la squadra noi ci blindiamo, non ascoltiamo nei social, non vediamo nei ci blindiamo, perché se vogliamo andare presso i social, qua ci sono 27.000 allenatori, 28, noi facciamo il nostro lavoro, ognuno fa quello che sa fare, i miei giocatori sono dei professionisti e badano solo a pedalare. Penso che la migliore risposta sia il campo, e anche oggi alla terza giornata mi sa che anche oggi non abbiamo subito gol, siamo a 0-1. Chianese, ormai non fa più notizia, Serra tra i pali è insuperabile, quindi così ovviamente per voi, per i tanti tifosi che anche oggi vi hanno seguito, nonostante siano stati messi a disposizione solo 100 biglietti, 98 credo, però insomma è così al demani. Le sue condizioni fisiche? Matteo sta trovando la sua migliore condizione dopo l'infortunio, è un giocatore importante, un attaccante importante, è un simbolo per noi, per questa squadra, quindi troverà sicuramente, arriverà sicuramente alla sua migliore condizione, lo attendiamo perché è un giocatore importante. Per quanto riguarda Serra, l'ho detto la settimana scorsa, ritengo sia uno dei migliori, se non il migliore portiere di questa categoria, ma supportato anche dalla difesa che sta facendo bene, dal centrocampo che fa filtro e degli attaccanti che fanno la fase di non possesso. Per quanto riguarda i tifosi non ci sono parole per descrivere, è stato uno dei miei motivi per cui sono rimasto qui quest'anno, perché ho dei tifosi che sono stupendi, li ringrazierò sempre, e questa vittoria è dedicata soprattutto a questi 90 che sono venuti qui oggi. Ma permettetemi di fare una dedica a mia figlia, che era da tempo che non veniva a vedersi la partita, oggi è venuta, abbiamo vinto, quindi la dedica a mia figlia Carlotta. Senta, mister, possiamo dire che il Chieti è una squadra camaleontica, perché tre giornate ha provato quasi tutti i sistemi di gioco. Sono contento, sono contento per la sua... Sì, noi dobbiamo fare in modo che, come dicevo la settimana scorsa, per la qualità che abbiamo e in base anche alle squadre avversarie che andiamo ad incontrare, noi dobbiamo essere bravi a leggere quella che è l'avversario, ma soprattutto ad avere una nostra identità. Se poi questa identità nel corso della partita va cambiata, noi dobbiamo essere bravi a cambiarla. Ma sono sempre frutti di situazioni provate in allenamento, sono sempre allenamenti fatti in base a quello che può essere la partita. No, l'hanno vinto, grazie mille, io quando ho fatto i tre cambi ho visto molte facce un po' strane, mi sono girato, ho visto un po', la ringrazio, ma sono sempre i giocatori che fanno la differenza, il merito è solo dei calciatori che vanno in mezzo al campo, io e i miei colleghi dobbiamo essere, penso, bravi a fare il meno errori possibili. Spesso la settimana scorsa venivamo etichettati come una squadra che non giocasse a calcio, io penso che oggi la squadra nel secondo tempo è cresciuta anche in qualità.
nel suo raggio, comunque più palle davanti. Perfetto, io sono dell'idea che ho usato nel secondo tempo, ho cercato di vincere la partita e non era semplice venire qui a dire io voglio vincere, mi potrei accontentare anche del pareggio fuori casa, una squadra così, e ho detto oggi la dobbiamo vincere ed ero straconvinto che la vincessi, infatti i ragazzi sono stati bravi, faccio i complimenti a Gatto, a Barrafante, a Mancini, che sono giocatori importanti che giocherebbero in qualsiasi altra squadra, sono partiti dalla panchina e sono entrati da veri professionisti, a me questo è quello che mi piace, è questo. Io vorrei fare invece un giocatore, vorrei citare Di Sabatino, sta facendo un po' tutti i ruoli, è forse una scelta in più che lei può fare quando ha bisogno di un play che dà sicurezza e soprattutto dà la possibilità a Forgione di staccarsi, di supportare l'attacco, perché un giocatore come Forgione fa comodo lì davanti. Guardi, ne abbiamo... il direttore, la società è stata brava a scegliere anche gli under, magari... devono crescere sicuramente, però si applicano, danno sempre il massimo durante la settimana, Di Sabatino come la scorsa settimana, Benigni come oggi, Latiz come lo stesso Mazzei che è subentrato, sono tutti ragazzi che si impegnano, stanno crescendo grazie a quelli over, i cosiddetti over, che li guidano in mezzo al campo e gli danno tanti consigli. Noi abbiamo la fortuna, ripeto, di avere dei giocatori che sono dei professionisti e come tali fanno crescere i giovani. L'ultima, 7 punti prime 3 giornate, se lo aspettava? Guarda, io sono abituato domenica dopo domenica, sempre, molti, a volte leggo, è giusto che legga, passo come un presuntuoso, nel senso che mi isolo, penso solo alla mia squadra, non, evito sempre di essere, e quindi questo a volte passa come essere presuntuoso. Io sono convinto che il lavoro alla lunga paga sempre, la mia squadra è formata da giocatori, da professionisti seri e sono stato convinto, forse magari siamo stati anche dei fortunati, cosa che l'anno scorso forse questo non accadeva, però quando tutte le componenti, il lavoro, la professionalità e anche un pizzico di fortuna gira, la classifica è quella.